Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati al blog del camionista e sempre col vostro Silvano. Oggi andremo a prenderli a casa. Allora, perché dico questo? Perché sono uno, due, tre. Sono tre. Noi quanti siamo? Centinaia di migliaia? Boh, facciamo una retata, andiamo giù casa per casa, li prendiamo per la collottola e li facciamo sparire. Facciamo sparire, gli paghiamo un biglietto, non so, per le Bahamas, per le Canarie, insomma, li eliminiamo dalla faccia del web, se non altro, perché questi hanno fatto più danni della peste, come dice il nostro guappetto, alla fine, no? Perché, oh, per il bene della categoria, questo è altro, io sono il primo, prendo la macchina e qua andiamo giù, ci mettiamo d'accordo e... In ore silenti, quando tutti dormono, nessuno sa niente, come dicono. E alla fine non c'è alternativa, ragazzi, perché se questi hanno rovinato il mondo del trasporto, l'intera categoria, hanno diviso praticamente gli autisti, ne hanno fatte di tutti i colori, ma cose indicibili, stupidi cammelli, insomma... Non si possono più vedere. Quindi, ragazzi, qua non c'è tanto da girarci attorno. Senza che nessuno sappia niente. Umma, capisci a me. Alla fine. Vabbè, dai. A parte gli scherzi, ragazzi, qua veramente non ci capiamo. Cioè, se voi ascoltando certi personaggi, anzi, certi, è uno. Non è che ce ne siano tanti, uno c'è, cioè, perché quell'altro bene o male predica bene, razzola male, ma qualcosa di sensato sotto c'è, cioè, molto sotto. Comunque uno ce n'è, uno che c'è la sua morte, ha identificato questi tre youtuber come il nemico pubblico numero uno e vuoi non dargli una mano? Cioè, è un collega che lo trovi per strada, sei in difficoltà, non vuoi dargli una mano? Quindi un po' di solidarietà di categoria. Quindi dai, diamogli una mano a sto guapetto, perché sennò da solo già è limitato fisicamente. Altri invece... Minghia, se sono ben piazzati. Quindi dai, ci mettiamo d'accordo, facciamo una chat privata, in qualche maniera ci riusciamo, sì, dai. Vabbè. Allora avrete capito che comunque anche voi non si può sentire una cosa del genere. Non si può sentire che tre persone hanno rovinato il mondo del trasporto. Anche perché, cioè, ragazzi, anche quello che comunque ha più iscritti a livello di youtuber che riguardano il mondo del trasporto, del camionismo e quant'altro. Ragazzi, a livello di numeri, non è che qua si spacchi, hanno milioni di follower, sono degli influencer, come dicono quelli bravi, e possono condizionare la mentalità e le decisioni delle persone, perché poi alla fine, anche ammesso che, cioè, i lavori vanno provati, uno si fa le patenti, spende quello che deve spendere, mettete tutto quello che volete, ma uno un volante in mano prima o poi va a prenderlo, giusto? Quindi il lavoro poi va testato sul campo. E anche se ti hanno invogliato, o se ti avessero invogliato comunque a farti le patenti e andare a intraprendere la carriera d'autista, quando prendi il volante in mano, una settimana, se sei sveglio, un mesetto, due, se bene o male sei nella media, e un annetto già comincia ad aver contatti, capire, sentire, ascoltare, parlare. In un anno hai già il quadro completo, come quello che ha
Oltre 23 anni di carriera e di esperienza, lo capite alla stessa maniera. Un anno al massimo e capite come quelli che hanno oltre 30 anni di esperienza, come vanno le cose. Capite quali sono i titolari che si può fare affidamento, le ditte buone, le ditte meno buone. Capite i problemi che ci sono per strada. E capite anche da dove vengono i problemi, che non derivano da YouTube. Non derivano da YouTube. I problemi poi si vedono per strada, si vedono in ditta, si vedono col titolare. Quindi parliamoci chiaramente, ragazzi. Se no, qua ci prendiamo in giro, alimentiamo il dissing, facciamo aumentare il numero di iscritti al guappetto. Che gliene bastano mille, mille, uno su mille ce la fa. Comunque, quindi più di dare una mano al guapo, se andiamo avanti così, cioè non è che si risolva più di tanto. Non so neanche cosa possono risolvere comunque anche le associazioni che stanno nascendo come i funghi di Biancaneve nel famoso sottobosco che si sta creando ultimamente, non per cattiveria, ma perché comunque allora si è scoperto che defibrillatori sul camion già c'è chi li mette, i dispositivi man down c'è già chi li utilizza, si è scoperto che comunque tra poco verrà approvata la fiera dell'infamia. Tra virgolette, io chiamo così comunque la legge sulla denuncia anonima, che a me fa tanto pensare comunque ai primi periodi in cui praticamente si poteva ricorrere con facilità al giudice di pace e in cui praticamente le aule di tribunale sono letteralmente scoppiate perché la giustizia stava funzionando talmente bene, talmente velocemente che poi i furbi hanno praticamente messo delle clausole per cui poi vai a pagare l'ammontare della sanzione. Se non vinci la causa davanti al giudice di pace, ne paghi il doppio. Oppure, come funzionava per la Guardia di Finanza, dove una volta accettavano le chiamate anonime e poi, siccome anche là scoppiavano i centralini e le cose andavano talmente bene che poi le chiamate anonime non le hanno più accettate. Quindi io mi aspetterò, conoscendo il paese in cui abito, conoscerò, comunque mi aspetterò dei cavilli che comunque verranno sicuramente messi per imbrigliare un po' tutta la storia, perché se dovesse andare avanti e andare in porto sta roba come l'hanno pensata su in Europa, quei ragazzi, veramente è la volta che l'Italia cambia da così a così. Ma speranze sono poche, perché ho visto come vengono recepite anche in altri settori comunque le direttive europee, che comunque prima o dopo un paese le deve adottare. C'è un periodo comunque che viene dato per legge in cui comunque ogni paese le deve recepire inevitabilmente. Però poi la questione sta in come vengono recepite, perché là il dettaglio fa la differenza. Comunque lasciamo perdere. Quindi qua, non per gettare merda, perché per l'amor di Dio va riconosciuto anche chi ha voglia di denunciare, chi ha voglia di fare, e a livello associativo sicuramente non si può dire che denigrare quella che è la volontà comunque di cambiare qualcosa, per l'amor di Dio, però non è così semplice, perché comunque il mondo del trasporto non è soltanto legato al nostro paese, a livello comunque comunitario, c'è tutto un giro in cui comunque i poteri forti neanche sanno chi sono queste associazioni. Quindi andranno bene da un certo punto di vista per un controllo magari immediato, per una forma magari di denuncia
immediata di qualcosa che non funziona, qualche piccola cosina magari la possono portare avanti, ma piccole cose su un grande quadro generale che è il mondo del trasporto. Però ogni goccia nel mare, per l'amor di Dio, va bene. Comunque, torniamo, ho divagato un attimo, torniamo al discorso guapeto e gambizzazione. Personaggi scomodi, cioè, come ho detto prima, il discorso è che i lavori comunque vanno provati sul campo. È sempre stata così, che poi sia magari il titolare che ti attira all'interno della ditta promettendoti mari e monti, che poi non si dimostra comunque coerente e ti tira il pacco e alla fine fai un lavoro di merda, o che sia comunque anche uno youtuber che racconta in maniera leggera quello che è il mondo del trasporto. Ragazzi, le cose poi si vedono sul campo, alla fine. E tutto questo dissing, tutto questo casino è la dimostrazione tangibile e reale di come praticamente siamo messi e di quella che è praticamente la categoria degli autisti. Gli autisti sono degli outsider, sono delle persone che ragionano fuori dagli schemi, sono persone che comunque non riescono a stare chiuse in fabbrica 8 ore a contatto con le persone. Quindi da lì si capisce che creare unità all'interno del mondo del trasporto è un ossimoro. Sapete cosa sono gli ossimori? Quindi, ragazzi, già siamo persone divise per natura. E comunque che difficilmente fanno squadra. Se poi ci arriva il guapeto a buttare benzina sul fuoco, capirete che comunque non è che si vada tanto avanti. Già poco potremmo fare, potremmo, sempre se comunque fossimo uniti, sempre se avessimo comunque una strategia ben delineata che comunque parte dalle basi per andare a migliorare gradualmente le cose. Ma la vedo molto, molto, molto dura, anche fossimo uniti, anche fossimo uniti. Appunto per la natura della categoria, non per altro, per la natura della categoria. Perché quanti stanno qua su YouTube a guardare un coglione come me? Quanti? Andate a fare i paragoni, seguono anche i maggiori canali di camionismo in confronto ad altri settori, tipo Geopop, tipo Stipsover, faccio per... Andate a fare i paragoni soltanto per numeri di iscritti. Poi all'interno di quelli, la maggior parte sono comunque casalinghe di Voghera che non gliene frega un cazzo del settore e arrivano sulla piattaforma per passare il tempo. Quindi va dato per scontato che poi alla fine lo zoccolo duro, chi magari si interessa, è veramente una piccolissima fettina, una goccia nel mare del web. Quindi non so cosa vada a influire anche il personaggio che diciamo conta di più nel mondo dello youtuberismo camionaro. E allora vedetemo che poi alla fine le cose lasciano il tempo che trovano. Alla fine, cioè, se vogliamo appunto dare una mano al guappetto, alimentiamo, buttiamo benzina sul fuoco. Io vedo che comunque poco o tanto anche il mio canale sta crescendo. Insomma, dobbiamo comunque alimentare anche i nostri canali. Diamo una mano al guappetto. Io adesso però, una volta te l'ho consigliato, anzi, 2 volte l'ho consigliato, però adesso dopo 2 chiusure io mi astengo dal consigliare altri canali perché qua non si sa come va a finire. Comunque siamo a 14 minuti e rotti, sto raggiungendo il tempo limite. Scusate se l'ho tirata tanto per le lunghe, ma il succo del discorso si risolveva comunque in 4 parole. Alla fine, tanto per mettere i puntini sulle O. Alla fine. Comunque ragazzi, grazie di tutto. Ciao dal blog del camionista e dal vostro Silvano. Alla prossima!